è il nostro campionato. Con queste squadre noi siamo riusciti tranquillamente a vincerle sempre. Infatti questa è la terza vittoria che facciamo fuori casa. Abbiamo vinto a Belvedere, abbiamo vinto a San Lucido, abbiamo vinto qui anche a Fronti, qui all'Ippolito, dimostrando la nostra forza per una classifica medio, metà classifica. E la partita anche con il Fronte oggi l'abbiamo fatta noi tranquillamente, non abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo perso solo uno soltanto. Ma, diciamo, il Fronte ha messo tanta buona volontà, nulla toglie la Fronte, però la Promosport ha fatto la partita, sicuramente. Ha cercato la vittoria, l'abbiamo voluta fortemente, questa vittoria ci serviva per sistemare una classifica che poteva diventare pericolosa. L'abbiamo sbloccata con Stranges, l'abbiamo confermata successivamente per poi controllarla un secondo tempo senza andare più di tanto a trovare altri gol. L'esperienza, guarda, sono tutti ragazzini, che noi, il più grande è Gallo, il capitano, che è un 89, il resto sono tutti ragazzi del 95, 94, 93 e poi oggi in campo c'erano due, quindi la portiere Gullo e Barbera, che erano 2000 e il 98 Giorgio, quindi poi c'era il 97 Strangis, 90, 95 Villena, 94 Villena, io 95 Toccasi, è una squadra molto giovane, non è 93 Cristallo, sono ragazzi, non è che abbiano chissà queste esperienze come ce le hanno nelle altre squadre. Beh, sicuramente è una battuta d'arresto che fa male. Svogliati direi di no perché siamo, ci hanno fatto gol nel nostro momento migliore, poi abbiamo preso altre due ripartenze loro e ci siamo trovati fino al primo tempo sotto di tre gol, pur comunque dimostrando un discreto gioco. Nella seconda parte di gara abbiamo provato a reagire, anche se non abbiamo prodotto quello che speravamo. Quindi poi abbiamo subito il quarto gol, per cui siamo finiti in questo modo.